9 ottobre, Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta. Nell'antica scrittura, la visita di Dio era portatrice di vita, benedizione, un buon futuro ricco di una speranza nuova. Sempre la visita di Dio era creatrice di una speranza vera. Dio visitava l'uomo per rivelargli la grandezza del suo perdono, riconciliazione, liberazione, per manifestargli che è Lui la sorgente di ogni vita. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi. Dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: «Presto, prendi in fretta 3 misure di fiori di farina, impasta le fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello che aveva preparato e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov'è Sara tua moglie?» Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno, a questa data. E allora Sara, tua moglie, avrà un figlio». Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: «Avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio». Ma il Signore disse ad Abramo: «Perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa di impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te, tra un anno, e Sara avrà un figlio». Allora Sara negò: «Non ho riso», perché aveva paura. Ma egli disse: «Sì, hai proprio riso». Quegli uomini si alzarono e andarono a contemplare Sodoma dall'alto, mentre Abramo li accompagnava per congedarli. Il Signore disse: «Devo io tenere nascosto ad Abramo tutto quello che sto per fare, mentre Abramo dovrà diventare una nazione grande e potente, e in lui si diranno benedette tutte le nazioni della terra. Infatti, io l'ho scelto, perché egli obblighi i suoi figli e la sua famiglia dopo di lui a osservare la via del Signore e ad agire con giustizia e diritto, perché il Signore compia per Abramo quanto gli ha promesso». Disse allora il Signore: «Il grido di Sodoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me. Lo voglio sapere». Dio visita il suo popolo con Cristo Gesù per manifestargli la sua onnipotenza, che è vera nuova creazione, non solamente del corpo, che veniva guarito da ogni infermità e malattia, ma anche dell'anima, che veniva risanata da ogni peccato, e dello spirito, che era illuminato da una luce nuova. La vita attraversata da Gesù Signore si riprendeva, si rinnovava, si ricolmava di speranza, risuscitava, riprendeva la sua verità. Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Maria lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire. Dile dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Oggi Gesù viene per visitare Marta e Maria. Vuole svelare loro il cuore del Padre suo, manifestare il grande mistero del suo amore, verità, consolazione, pace. Dare una speranza vera, certa. Marta cosa fa? Si lascia prendere dai molti servizi necessari a suo giudizio per onorare l'illustre ospite.
lei non sa che Gesù non viene per essere onorato, ma per dare onore, per permetterle di entrare nel suo cuore e immergersi nelle profondità della verità di Dio e dell'uomo, che è tutta in Lui. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, fateci visitare il cuore di Gesù.